Siamo a Roma per un incontro che ha visto radunati molti esperti italiani nella cura dell'emofilia, molti altri erano collegati attraverso il web, come oggi si usa fare, per discutere appunto dei sistemi più moderni, più attuali, per ridurre al minimo i sanguinamenti, che è un fatto sempre più importante, che deve essere l'obiettivo per ogni paziente che abbia appunto l'emofilia. Ne parliamo col professor Massimo Morfini, presidente dell'Associazione Italiana che riunisce i 52 centri appunto che curano l'emofilia nel nostro paese. Allora, professore, innanzitutto, perché è importante fare profilassi nei pazienti? O è meglio ancora la terapia on demand? Qual è meglio delle due e quando utilizzarla? Certamente in medicina è sempre meglio prevenire che curare, anche perché la cura poi dell'emartro può essere difficoltosa e non sempre coronata da successo. Una volta che l'artropatia si è instaurata è difficile tornare indietro. Mentre invece se si evitano i sanguinamenti fino da piccoli, e noi usiamo mettere in profilassi i bambini intorno al 12°-18° mese di età, perché quando cominciano a camminare il trauma della deambulazione può determinare i primi emartri, se noi evitiamo fin dall'inizio l'insorgenza di questa grave complicazione dell'emofilia, il paziente avrà uno sviluppo muscoloscheletrico normale come un qualsiasi altro bambino. Senti, oggi qui è stato presentato in anteprima un sistema che in pratica è un software molto sofisticato che si chiama MyPK Fit, che consente appunto una terapia di profilassi personalizzata basata sui parametri farmacocinetici del paziente. Esatto, vorrei che ci spiegasse un pochettino come funziona e un po' un suo giudizio su questo approccio. Sì, fino adesso la profilassi è stata dosata in maniera standard, cioè si fanno due o tre infusioni alla settimana di una dose che varia da 25 ai 30 unità pro chilo. Però i pazienti sono molto diversi l'uno dall'altro, cioè esiste una grossa variabilità nella risposta del paziente alla terapia sostitutiva. Proprio per questo motivo stiamo cercando di adottare le tecniche di personalizzazione della terapia, cioè fare una terapia ritagliata sul paziente in maniera da essere più sicuri di evitare il sanguinamento, perché il paziente potrebbe, trattato in maniera standard, potrebbe essere sottodosato e potrebbe avere un episodio emorragico, cosa che vogliamo assolutamente evitare. Ecco, professore, invece come funziona il nuovo sistema basato appunto sul software che dicevamo prima? Il software che costituisce questo device, MyPK Fit, è un software che è stato usato da tanti anni, è in uso da tanti anni per altri farmaci in oncologia, per gli farmaci anticoagulanti. Si tratta di confrontare il dato personale del paziente, di farmacocinetica del paziente, con una popolazione di dati derivata da studi molto accurati, in genere studi registrativi che tutte le case farmaceutiche fanno per poter avere la registrazione del farmaco, su centinaio di pazienti che hanno fatto una farmacocinetica completa con 12 prelievi di sangue. E invece adesso con questa metodica del cosiddetto compromesso bayesiano, cioè uno studio di probabilità statistica, possiamo fare al paziente piccolo solo due prelievi e vedere se i suoi dati sono in accordo con la dati di popolazione oppure no, e in questo caso modificare la terapia per avvicinarci ai dati di popolazione. Professore, quali sono i vantaggi per i pazienti? Un po' ce li ha già accennati, ma se ce li puntualizza. I pazienti che usufruiranno di questa metodica, di questo device, potranno avere delle informazioni sull'andamento della terapia sostitutiva facendo due soli prelievi nella giornata, spaziati, intervallati di 4, 5, 6 ore, cioè si tratterà di trattenersi al centro solo per una mattina, evitando così di dover fare una farmacocinetica completa che a volte dura anche 2 o 3 giorni. Quindi avranno un grosso vantaggio, e questo vantaggio lo devono agli altri pazienti che in tutto il mondo hanno fatto gli studi registrativi. E c'è anche un vantaggio per il sistema, considerato appunto nel suo insieme? Noi pensiamo che individualizzare la terapia potrebbe portare a un risparmio. Uno studio fatto molto tempo fa in Svezia ha dimostrato che la profilassi
personalizzata in base ai dati di farmacocinetica comporta un risparmio notevole di consumo di questi farmaci che hanno un costo elevato, quindi ci sarà anche una ricaduta farmacoeconomica non indifferente. Senta, questa personalizzazione appunto veramente su misura è un cambio di mentalità a suo parere? Sì, certamente che è un cambio di mentalità. Noi abbiamo cominciato a parlare di individualizzazione della terapia già negli anni 90, però le difficoltà legate all'esecuzione di una farmacocinetica completa ha sempre bloccato i miei colleghi. Adesso con questo nuovo device, con questa nuova software, probabilmente molti dei miei colleghi staranno più attenti a dare una terapia più appropriata, più mirata, e quindi ci sarà anche un vantaggio per il paziente. Qual è oggi la prospettiva di vita per un paziente? Mettiamoci nei panni di un genitore che appunto abbia appena ricevuto una notizia certamente non positiva. Quali sono le prospettive di vita oggi per un malato, per un giovane cui sia stata diagnosticata l'emofilia? Se il paziente viene seguito bene, cioè se fa la profilassi, se ha a disposizione la terapia sostitutiva in maniera adeguata, l'aspettanza di vita è esattamente uguale a quella della popolazione normale. C'è stato in passato un grosso problema delle infezioni dai concentrati derivati dal plasma umano, per cui molti pazienti sono morti per epatite o per AIDS, ma ormai questo è un problema del passato. Con i nuovi farmaci ricombinanti questo rischio non c'è più, quindi il paziente emofilico, se curato bene, ha un'aspettanza di vita completamente uguale a quella della popolazione normale. E la qualità di vita invece? Beh, la qualità della vita è... se si elimina il problema dell'artropatia non è poi molto diversa da quella delle persone normali. Certamente noi raccomandiamo all'emofilico di non fare sport troppo cruenti, a volte i bambini giocano anche al calcio, non si può proibire a un bambino di giocare al calcio, però vanno a scuola, lavorano come tutte le persone normali.